Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Siamo pronti e stiamo attendendo. GBT06 sta arrivando. E Franci, cosa abbiamo fatto per i nostri amici? Per i nostri amici? Sì. Oggi porteremo una bella decklist. E porteremo una bella decklist. Allora, bene, sono contento. Che cosa vogliamo portare ai nostri amici? Vogliamo portare. Tanto io li aiuto, Aspetta, vai, te parla. Vogliamo portare la nuova... espansione, nuovo deck, sì, di Grand Gallop, polizia dimensionale. Grand Gallop, Franci, Grand Gallop è un mazzo interessantissimo, sì. Ci puoi spiegare bene o male che cosa fa Grand Gallop? Sostanzialmente questo deck pompa tanto, fa dei power fa dei power potentissimi, sì. E con questi power appunto attiva i suoi effetti. Perciò un mazzo che potrà dare fastidio. Molto fastidio. E io direi, prima di far vedere qualcosa, di spoilerare e far vedere le nostre stampe, perché è logico, cioè, noi non avremo gli originali. Gli originali arriveranno più avanti. Lui è rimasto memorizzato su un altro discorso. Benissimo. Io lancerei una bella sigla. I Justice Ride, great cosmic hero, Grand Gallop. And then a righteous generation stride. Eccoci tornati, ragazzi. Allora, Franci, sei pronto per partire con una bella partenza esplosiva? Certo. Esplosiva è una frase che non ho detto a caso. Infatti, adesso arriva la parola esplosione. Franci, adesso io col grande aiuto della regia ti andrò a cercare un aiutino. Ci spiegherai cosa vuol dire esplosione nelle carte di Grand Gallop. Allora, polizia dimensionale riceve la parola chiave esplosione, abilità e effetti che si attivano quando il nostro Vanguard raggiunge un valore minimo di potenza stabilito. X Gallop, Cross Gallop, è la prima unità G capace di effettuare 4 controlli d'assalto in un singolo attacco. È sufficiente il bonus trascendenza di Gallop e un qualsiasi supporto per farlo. Grazie a carte come Grand Volver e Grand Vehicle, non sarà difficile ottenere anche il secondo effetto esplosione. Aspetta, queste sono tutte carte nuove che usciranno nella prossima espansione, tra una settimana, vai Franci! Con cui potenziare retroguardia nella linea frontale, un ottimo piano B nel caso l'attacco fosse difeso per impedire al comandante Laurel di risvegliare il Vanguard. Attenzione, vorrei bloccarti un attimo, ritorna al comandante Laurel. Vai Franci. Il nuovo precursore del mazzo inoltre fornisce un gradito metodo di controcarica. Utilizzate anche Grand Sub nel vostro deck. Che è un deck, un po' deck, va bene? Nel vostro deck che aggiungerà pressione all'attacco di Cross Gallop senza alcun costo da pagare. Se invece amate gli inneschi di sveglio, può essere un momento adatto per recuperare bellezza miracolosa. Bellezza. Bene Franci, allora questa era la spiegazione di esplosione. Meglio. Allora, io direi, se sei d'accordo, di far vedere cosa abbiamo combinato con i nostri potenti mezzi. Sì. Perciò voi pensate che siamo riusciti a stampare la bellezza di Rosine Scarpe per farvi vedere questa super decklist. Franci, la tua decklist è pronta. Io ti metto tanto questo bellissimo disegnino, vedete, Cosmiro Deck Profile. Franci, io direi di partire con la tua deck profile. Facciamo la ripresa dal tappetino e ci vediamo qua sotto. Eccoci qua Franci. Allora, passami la prima carta e partiamo con lo starter. Franci, lo starter come si chiama intanto? Lo starter si chiama Grand Hop Eroe Cosmico. Allora, Grand Hop, e vi aiutiamo, eccolo qua. Sì, sì. Franci, tu questa l'hai stampata con i nostri mezzi, guardate che forza. Potenti mezzi. Grande ai Franci, e chi ti ferma più? Allora, Franci, spiegaci questa bellissima carta. Intanto notiamo che questa carta ha abilità esplosione. Sì. È un activation che si attiva in GB1. Ok. E il suo effetto parte, sì, girandola
come se stesse per attaccare. Cioè io prendo, la giro e lei attacca? No, non attacca. Allora la giro così e lei attacca? No! Spiegala meglio, Franci. Noi la giriamo come se avesse attaccato, ma non sta attaccando. Perciò fa il furbacchione! Sì. Ho capito. E cosa dà al D-Power? Dice che se il power del nostro Vanguard è 25.000 superiore, sì, il che vuol dire che se siamo in stride l'attiviamo per forza, ok, scegliamo un'unità, sì, e quell'unità prende più 4.000. Ok. Inoltre, se il power del nostro Vanguard è di 35.000 o superiore, possiamo metterla in anima e pescare una carta e stappare un danno. Grande, grande starter, molto ragazzi. Forte. E sono d'accordo, hai messo veramente un bello starter. Come seconda carta, Franci, cosa ci porti? Abbiamo un Grand Vicon. Grand Vicon, vediamo un po'. Regia, aiutaci sempre e noi facciamo vedere. Allora, di queste ne giochi 4 perle, facciamo vedere. Fortissimo. Vedete i potenti mezzi di Franci. Ora io ne tengo solo una per far vedere l'abilità con cui abbiamo fatto le carte. Tu tanto, Franci, tieni. Ok, dammene una. Ehi, io devo farla vedere. Cosa fa questa carta, Franci? Allora, Grand Vicon, anche lui ha esplosione. Sì. E in GB1 è forte perché basta schierarla. Okay. E se il power del nostro Vanguard è 15.000 superiore, perciò torniamo al fatto che se siamo in stride per forza, certo, lei prende più 4.000. Inoltre, se il power del nostro Vanguard è 30.000 superiore, il nostro Vanguard prende 4.000. Wow. Fortissimo. Qui si sta parlando, ragazzi, di attacchi potentissimi. Potentissimi. Poderosi, direi. Poderosi. E questi ne giochiamo 4 per. Dopo passiamo all'altro grado 1, Franci. Con chi vuoi andare avanti? Con la pigina, Grand Guard. Allora, Grand Guard, vediamo se riusciamo a fartela vedere ai nostri amici. Eccola qua. Allora, di queste, Franci, quante ne giochi? 3, ne gioco 3. Ok, bellissima. Ok, tanto la faccio vedere. Vai, spiegala pure. Allora, Grand Guard è la PG, quella che è uscita in G, che può parare solamente il Vanguard. Sì. Scartiamo una carta, l'attacco è annullato. Inoltre, se abbiamo un'altra sua copia nella zona innesco, stappiamo un danno molto forte, perché questo deck vedremo che utilizzerà molti molti danni. Capito. È una PG, perciò è sempre comoda. Certo. È molto carina perché è molto cristallina, vedete? Cristallina. È tutta sberluccicosa. Non riesco a metterla a fuoco, ma va bene così. E questa ne giochiamo 3, vi ho detto. Perciò 4 di quell'altra, Grand Vicon, come l'avevi chiamato. Grand Vicon, sì. Poi questa 3 e poi cosa ci dai insieme? Arriviamo a Grand Rope. A Grand Guard. Grand Rope, ok. Il aiutiamo sempre. Stride Fodder. Stride Fodder, ne giochi 3, vedo, benissimo. Io te ne do uno così lo leggi. Anzi, te ne do tutte e me ne tengo una, che lo faccio vedere. Vabbè, l'effetto dello Stride Fodder, il primo è molto utile perché quando lo schieriamo in gioco, riveliamo un grado 3, ci andiamo a cercare Gallop, sì, che ci torna sempre utile, e scartiamo una carta dalla mano. Ok. E poi vabbè, l'effetto dello Stride Fodder, quando lo usiamo per stridare, prende 2 gradi, perciò diventa un grado 3. Un più 2, un bel più 2. Ok, dopo Grand Drop, Franci, che cosa ci vuoi dare? Abbiamo il mitico inimitabile Comandante Laurel. Vediamo se la regia ce lo manda. Eccolo, eccolo qua, il cattivone con il manone che controlla. Guardalo. Guardate, lui fa così e fa fare il contrattacco. Ne abbiamo 3, in realtà ne abbiamo 4, però no. Perché me la devo tirare, devo dire che ne abbiamo fatto. Però ne giochi 3. Allora, Franci, ecco qua te, Comandante Laurel, io lo faccio vedere e raccontaci perché lui non può mancare. Lui non può mancare perché ci fa fare le peggio cose. Sostanzialmente, quando è in retroguardia, scegliamo 4 delle nostre retroguardie, può essere anche lui, e le mettiamo, come abbiamo detto prima, come se avessero già attaccato, come lo starter. Ok. E se il nostro Vanguard non ha colpito, colpisce. Okay. Se il nostro Vanguard colpisce, lo facciamo riscendare, proprio cattivissimo. Così. Questo è il Comandante Laurel. Dopo il Comandante Laurel, perciò i gradi 1 sono finiti. Sì. Andiamo a vedere chi, Franci. I gradi 2. I gradi 2 e chi ci abbiamo da far vedere? Abbiamo Grand Drifter. Grand Drifter. Drifter. Oh mamma mia, vediamo un po' se lo riusciamo a trovare. Grand Rifter, te lo qua. Vai con la regia. Franci, ecco a te. Allora,
Di questi ne abbiamo stampati 4, vedete, potenti mezzi della iFranci Corporation, come diceva prima Franci. Ok, te li ritorno indietro e ne tengo uno. Franci, cosa fa Grand Rifter? Anche Grand Rifter in GP1, quando la schieriamo, okay, se abbiamo un Vanguard con Gallop, sì, paghiamo uno e uno dall'anima e diamo più 4.000 a lui e al Vanguard. Ok. Inoltre, se il power del nostro Vanguard è 40.000 superiore, peschiamo carta. Wow. Il che vuol dire che ogni volta che attacchiamo, peschiamo. Ma questo è un cowboy robotico. Beh, è sì, bellissimo, è bellissimo. Molto bello, molto. And then a righteous generation strike. Benissimo, mi è piaciuto tantissimo. Queste le giocavi quante copie, hai detto? 4 copie, perché è molto forte. Grand Rifter, ne sentiremo parlare anche nel futuro. Franci, dopo Grand Rifter che arriva? Continuiamo con Grand Volver. Grand Volver, di nuovo questa è una carta di nuovo nuova. Ora chiedo alla regia di metterlo benissimo, bravi. 4 belle ristampe, vedete, fatte molto bene. Guardate che precisione. Che potenti mezzi. Allora, Franci, spiegaci questa carta. Un'altra carta con l'effetto esplosione, che se noi andiamo a pagare uno una volta per turno, il power del nostro Vanguard è 15.000 superiore. Scegliamo una delle nostre retroguardie e questa unità e quella unità prendono più 4.000. Questa unità, cioè almeno questa carta, entra in combo con gli effetti che dicono che quando le retroguardie vengono potenziate, potenziano a loro volta. Okay. Poi facciamo fare delle colonne gigantesche. Inoltre, se il power del nostro Vanguard è 30.000 superiore, se colpisce il Vanguard, stappiamo 2. Ok. Ti eri fermato, pensavo che non ci fosse più abilità. Di queste ne giochiamo 4. 4, anche okay, queste molto forti. Allora, questo qui era il Grand Volver. Grand giusto? Volver. Dopo il Grand Volver chi arriva? Fai? Arriviamo a Grand Sub. Questa è una carta che c'era già in GBT. GBT 01. Allora, vediamo un po' se ci riescono ad aiutare dalla regia. Come si chiama? Grand Sub. Eccolo qua, pronti con Grand Sub. Benissimo, questi ne giochiamo 4, vero Franci? 4, vedete? 4. Ok, io te ne frego uno e ne faccio vedere ai nostri amici. Cosa fa Grand Sub? Perché l'hai messo di nuovo e l'hai riconfermato? L'ho messo perché va in combo col grado 2 che abbiamo parlato prima. Infatti, quando il power di questa unità viene potenziato, okay, se il power di questa unità è 13.000 superiore, perciò sempre visto che 9.000 più 4.000 fa 13.000, okay, scegli uno dei tuoi Vanguard e fino alla fine del turno con l'unità prende più 4.000. E se colpisce il Vanguard, scegliamo le retroguardie dell'avversario e le ritiriamo. Che sembra, ma è bello. È un fettentone. E i gradi 2 sono finiti. Questo era Grand Sub. Grand Sub. Che ci porti adesso e ci presenti dei gradi 3. Togliamo gente vera, gente importante, Franci. Non scherziamo più, Allora. Dammi il nome della tua carta grado 3. Iniziamo col più potente, Grand Gallop. Sì? Grand Gallop. Vediamo un po' se dalla regia ci possono aiutare. Grand Gallop! Dove sei? Tacchi! Trovata! Allora, questa naturalmente 4. Ne giochi 4 perché è lui il motore del mazzo, è lui la potenza incredibilmente potente. Franci, ci dici cosa fa questo signorone qua? Allora, la prima abilità in GP2, quando il power di questa unità è 22.000 superiore, prende un controllo d'assalto in più, perché vuole. Come per chi vuole? Perché vuole. Ah, capito, per chi vuole o era una cosa a scelta, tipo? Eh beh. Ok. Inoltre, durante il tuo turno, quando trascende in stride, scegliamo uno dei nostri Vanguard e quell'unità prende più 4.000. Molto utile, perché sembra banale ma è utilissimo, perché quando stridiamo ci porta subito il nostro Vanguard a 30.000, il che vuol dire che attiviamo un sacco di effetti subito. Inoltre, quando l'attacco di questa unità colpisce, paghiamo uno e peschiamo una carta. Wow. Fortissimo. Basta, è finito? Sì, è finito. Ah, perché c'è scritto 2 ore qui. Allora, di queste 4, attenzione. Dopo di lui, Grand Gallop, poderoso direi, okay, come secondo nome, arriviamo a Grand Bazooka. Grand Bazooka, vai con la regia, eccolo qua. Ne giochiamo 3. Di questo ce ne sono 3, giuro che non l'abbiamo stampate noi. Perché no. Queste fatte originali da Vanguard Italia, grandi amici, eccoli qui. Franci, cosa fa questo
cattivone. Il cattivone dice che in GB1, sia in Vanguard che in retroguardia, quando colpiamo con questa unità, scegliamo due unità e gli facciamo prendere più 4000. È molto utile se non riusciamo a finire la combo col Vanguard, di far riprendere power. Questo era grande? Grande bazooka. Gran bazooka. Gran bazooka lui. Allora, Gran bazooka è passato. Chi rimane? Arriviamo a Grand Guardi. Ma ce ne abbiamo un altro, ma monocoppia, ma cosa succede qua? Attenzione, perché la regia non se l'aspettava, però noi siamo attenti e siamo pronti. Allora, lui vuole giocare questa monocoppia, giusto Franci? Mm-hmm. Come mai vuoi giocare questa monocoppia? Perché secondo me è situazionale e perciò comunque riesce a gestire bene il gioco anche in Vanguard, se missiamo Grand Guardi. Lavora sempre con esplosione, leggo. Sempre giusto? Esplosione. Anche cosa fa? Allora, il primo effetto dice che quando il power di quella unità, cioè di questa unità, è 20.000 o superiore, sì. Quando il nostro controllo d'assalto arriva a un grado 3, stappiamo uno e diamo mettiamo una carta in anima. È una Reindeer. Eh sì. È nascosta però. E se il power di quella unità, di questa unità, è 30.000 o superiore, okay. scegliamo tutte le retroguardie nella nostra fila anteriore e facciamo prendere più 4.000. Ok. Che perciò... E poi c'è un'activation. E poi c'è un'activation un po' difficile da fare, però... Cosa fa? Che paghiamo 4. Sì, ecco perché è difficile. 6 dall'anima. Vediamo, sì, guarda quante. E quando questa unità, fino alla fine del turno, prende più 10.000 e assalto più 2. Wow, però, è proprio l'attacco finale, no? Sì. Quando siamo messi proprio lì, che ormai lui ha parato quello che poteva. Noi abbiamo dato tutto, non ci avevamo più niente, neanche le fionde, le pietre. E se arriva lui, Grand Guardi. Guardi che bello, guardi che bello come lo finisco bene lei. Franci, dopo Grand Guardi, io mi aspetto adesso il turno delle Strike. Le Strike. Da chi vuoi cominciare? Che la regia così la facciamo organizzare. Cominciamo da più i debunci. Eccoli, i debunci. Falco X. Allora, vediamo un po' se dalla regia ci dicono che abbiamo Falco X. Sì, hanno già risposto. Ecco qua Falco X. Questo qui è Falco X. Lo giochi in monocoppia? Monocoppia. Ok. Cosa fa Falco X? Anche se uno tra i più debolucci, è molto forte anche il suo effetto. Perché quando colpisce, se il suo power è 45.000 o superiore, paghiamo 2, scartiamo una carta dalla mano e mettiamo un danno all'avversario. Oh. Oh. Cioè gli fai un danno così? Sì. A babbo? Sì. E meno male che è deboluccio questo. È deboluccio. E questo era Falco X. Dopo Falco X cosa vogliamo vedere? Abbiamo non questo, si chiama Canaglia X, però questo l'ho messo perché non l'abbiamo proprio. Allora, Canaglia X, ce l'abbiamo qua, Canaglia? Canaglia! Abbiamo una Canaglia. Eccolo qua, ve lo facciamo vedere così. Questa qui è una promo, ragazzi. Uscirà e la daranno per il launch event che si terranno in tutti i negozi migliori di Vanguard. E... affini per tutte le isole superiori e minori. Allora ragazzi, venite a giocare a Genova che vi aspettiamo, lì giochiamo alla fortezza dell'Otaku, dove daranno tante belle promine. Un bel launch event lo faranno anche lì. Sì, eh? Sì. Allora, cosa fa sta canaglia, Franci? Allora, quando l'attacco di questa unità colpisce, se il suo power è 37.000 o superiore, peschiamo una carta e scegliamo una delle retroguardie del nostro avversario e le facciamo ritirare. La scegli tu o la scelgo io? Oh. No, il tuo avversario sceglie. Ok, questo era Falco X. Allora, scusate, canaglia X, scusate. Dopo canaglia X, Franci, chi vuoi farci vedere? Arriviamo di stradino ai più potentissimi. Dici un po', che dici un po'? Tigre X. Super Cosmic Hero X-Tiger. Dalla regia, 1, 2, 3, tac. Vai Franci. Allora, Tigre X ne giochiamo Tigre 2. X, ok. Faccia vedere. Queste le abbiamo, cartacce reali, mica scherzano qui, ai Franci. Io ve la faccio vedere qua. Franci, tu invece ci spieghi bene cosa fa questo personaggio. Allora, questo personaggio dice che quando attacca, giriamo una carta dalla zona G, che non deve avere per forza il suo nome, e questa carta prende più 4.000 per ogni carta nella zona G. Coperta. Inoltre, se il power di questa unità è 45.000 o superiore, prende il critico. Mamma mia. Bella sta carta. Per finire proprio per ucciderlo. Vai. E poi?
e basta. Ah, finito. Ok, io ero fermo lì, ti aspettavo. Poi chi abbiamo? Dopo Tigre X, chi abbiamo? Abbiamo Cross Gallop. Cross Gallop? Attenzione, ma allora, dalla regia, avete un Cross Gallop? Eccolo. Attenzione. Lui. Cross Gallop, X Gallop. Ma Cross è più bello perché la X è il Cross, capito? Eccolo qua, X Gallop è figa, Cross è più bello. Allora, ce l'abbiamo una? Ne abbiamo quattro. Ne abbiamo stampate quattro. Qui non si bada a spese, isole comprese. Allora, attenzione, facciamo vedere la nostra Cross Gallop. Allora, questa qui è stampata dai Franci, non guardatela troppo. Franci, cosa fa Cross Gallop? Allora, abilità esplosione in GB2. Sì. Quando attacca, se il power è 35.000 o superiore, sì, paghiamo uno, giriamo una carta coperta dalla zona G con lo stesso nome, sì, e così dal nulla lui prende un assalto in più. Wow, wow. Guardate quanti salti fa? Quattro assalti. Inoltre, se il power di questa unità è 40.000 o superiore, tutte le tue altre guardie nella fila anteriore prendono più 4.000. Sì. Per ogni unità chiamata X Gallop superiore cosmico scoperta in un'altra zona G. Ok. È fortissima. È devastante. Per quella che ne giochi 4. Eh beh, eh sì. Bene, posso tornare alla dame la 5? No, perché lui vuole dirci anche gli inneschi che ve li facciamo vedere qui velocemente. Eccoli qui gli inneschi, critico, cura, risveglio, a posto. 4 critici, 4 risveglio e 4 cure. Grande, l'abbiamo visti, sono perfetti. L'unico che è degno di nome è questo. Sì. Che è il criticone. Mettiamo in anima, peschiamo uno, diamo piccino di uno. E come si chiama? Dammi il nome. Grande. Vediamo, potrei anche, niente, non ti stupisco stavolta. Franci, allora, questo era il tuo mega mazzo di polizia dimensionale. Ora, abbiamo già, tra virgolette, mosso tutte le nostre conoscenze per farti avere queste carte. Lo andremo a giocare per la prima volta all'Otaku, alla fortezza dell'Otaku. Perciò ragazzi, ora mettetevi sotto, raccogliete più carte possibili in giro perché stanno per arrivare queste nuove carte molto forti. Avrete modo di fare tanti bei mazzi, noi li faremo e cercheremo di portarvi i nostri suggerimenti che sono semplici, ma accoglieteli, siamo molto semplici, ma a volte magari possiamo anche azzeccarci. E che dire, Franci, una bella chiusura e saluta i nostri amici. Allora, come al solito, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate i pugnoni e non dimenticatevi mai, appena iniziate una bellissima partitozza di Vanguard, di dire risvegliati Vanguard!